Salve a tutti, ben ritrovati e bentornati e benvenuti a questa nuova e terza edizione del nostro viaggio nella Digital Transformation. La prima puntata di questo programma è andata in onda nel 2021, eravamo in pieno lockdown, ma siamo riusciti ad andare a scoprire, a conoscere meglio le tecnologie che ci hanno permesso di fare tante cose di cui non pensavamo potessimo fare. La prima è lavorare attraverso lo smart working e poi anche gestire ed archiviare i nostri dati tramite il cloud computing, ma anche comprare qualsiasi tipo di cosa chiusi in casa attraverso le piattaforme di e-commerce. Tutto questo naturalmente è stato possibile grazie al lavoro di un gruppo meraviglioso di lavoro composto dal produttore Stefano Bergonzini, dall'ingegnere Giuseppe Nale e Luca Bulgarelli, della cloud company italiana Sky Backbone Engineering, dalla quale anche quest'anno stiamo trasmettendo. E come ci potrebbe insegnare Steve Jobs, il nostro viaggio deve continuare e continuerà alla ricerca, perché siamo affamati dei contenuti ma anche di tutte le idee che le donne e gli uomini stanno mettendo in campo per la trasformazione digitale. Oggi veniamo subito al primo argomento, parleremo di Data Valley, due parole che probabilmente non tutti ne conoscono il significato. Quindi chi c'è di meglio per spiegarcelo? Stefano Accorsi. Vediamo il servizio. Quando dico agli amici stranieri che la mia regione sta diventando leader nella potenza di calcolo dei big data, sono stupiti. Loro conoscono l'Emilia-Romagna per la bontà del cibo, la forza del sistema industriale, l'accoglienza turistica della riviera, la bellezza delle città e dei borghi. Ci chiamano Food Valley o Motor Valley, ma non sanno che stiamo diventando una Data Valley. L'intera regione è percorsa da una rete dedicata all'innovazione e ora trova il suo centro qua, nel nascente tecnopolo ex manifattura tabacchi di Bologna, che a breve diventerà uno dei maggiori centri di calcolo al mondo. Bellissimo il video, naturalmente molto semplice, puoi introdurre la puntata con il video di Stefano Accorsi. Diamo quindi il benvenuto ai nostri ospiti, iniziamo subito presentando e dando il benvenuto al direttore generale alla direzione conoscenza, ricerca, lavoro, imprese della regione Emilia-Romagna, Morena Diazzi, benvenuto, grazie di essere qua. Grazie a voi dell'invito. A fianco a lei un'altra eccellente donna, è laureata in ingegneria meccanica, un dottorato di ricerca in robotica e lavora per la società in-house della regione Emilia-Romagna Art Air, benvenuta l'ingegnere Leda Bologni. Grazie molto dell'invito, grazie. Grazie di essere con noi Leda, andiamo in collegamento abbiamo l'ingegnere Giuseppe Nale, Chief Technical Officer e fondatore di Sky Backbone Engineering, lo studio, il centro direzionale che ci ospita durante queste puntate, benvenuto ingegnere. Un saluto a tutti gli spettatori, agli ospiti in studio, sarà un piacere condividere questi approfondimenti sulla trasformazione digitale. E ci trasferiamo ora invece a Ozzano dell'Emilia, presso il centro servizi di IMA, dove in collegamento c'è l'ICT Corporate Director di IMA Group, Pierluigi Vanti, benvenuto Pierluigi. Ciao Veronique, grazie per l'invito, è un piacere essere qui, un saluto anche ai tuoi ospiti. Ma torniamo nuovamente in studio, iniziamo a parlare di questa Data Valley. Morena, lei sicuramente è la persona più competente per raccontare qual è stato il percorso della nostra regione, la regione Emilia-Romagna, e fino ad arrivare all'attuale Tecnopolo Manifattura Bologna. La direzione, infatti, da lei diretta, scusate il gioco di parole, ha seguito tutto il progetto, dalla prima idea di utilizzo dell'ex area Manifattura Tabacchi, fino poi ad arrivare a diventare la sede del data center del centro meteo europeo prima e poi anche del supercomputer Leonardo. E la domanda è: come ha fatto la nostra regione, è strettamente legata alla Motor Valley, al turismo, al manifatturiero, a diventare anche un'eccellenza nel campo della trasformazione digitale? Quali sono state le difficoltà? Qual è stato il percorso e dove siamo ora? Dove siamo arrivati? Ma intanto grazie all'opportunità di raccontarvi appunto anche questo nuovo traguardo della Data Valley dell'Emilia-Romagna.
Naturalmente l'orientamento della Regione alla ricerca industriale è partito nel 2002 con la legge 7 che ha creato i tecnopoli di ricerca nella nostra Regione, di cui quello di Bologna è un po' l'hub, diciamo, regionale, ma ce ne sono 10 nella nostra Regione con 20 sedi territoriali e stiamo lavorando tantissimo anche sui dottorati di ricerca in collaborazione anche con le imprese, proprio perché questo, il data science, cioè queste nuove frontiere sono molto importanti. Poi, come sappiamo, ogni università sta lavorando su applicazioni dell'intelligenza artificiale, su la guida autonoma, su tantissimi ambiti, diciamo, sulla trasformazione del patrimonio culturale, digital humanities, ecco. Quindi chiaramente quello che a noi interessa è che ci sia una pervasività di queste tecnologie che si porti dietro l'intero sistema, diciamo, regionale e nazionale. Arriviamo al momento dell'inaugurazione. Il Tecnopolo Manifattura di Bologna è stato inaugurato pochi mesi fa, lo stavamo già dicendo prima, il 24 novembre scorso, tra l'altro alla presenza del nostro Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È stata una giornata davvero storica, non soltanto per l'Italia, ma per tutta l'Europa. Qual è la motivazione e qual è il ruolo del Tecnopolo per il nostro paese? Sì, in effetti la giornata del 24 novembre dell'anno scorso è stata una giornata davvero storica per questa nostra infrastruttura, perché ci ha, come dire, accreditato sui livelli senz'altro nazionale, ma anche su quello europeo e su quello internazionale. Noi dobbiamo dire che la presenza di questa infrastruttura in questo territorio è molto importante come leva di sviluppo, perché nasce, diciamo, dalla presenza storica in questo territorio sia di un'attività che è legata al digitale, che è storicamente presente in questo territorio, ma anche ad una lungimiranza delle politiche per l'innovazione che ormai sono datate da 20 anni e che sono state tra le prime in Italia e in Europa. Possiamo però dire che, non è, che il ruolo di questa infrastruttura lo dobbiamo riconoscere più in generale in uno sviluppo che è contraddistinto, diciamo, dalla trasformazione digitale, che è un livello, che è una tendenza globale e che noi stiamo realmente interpretando come una leva di sviluppo a disposizione sia dell'Europa che del mondo. Grazie, ingegner Bologni. Allora ci colleghiamo adesso con un altro ingegnere dalla control room di Skybackbone Engineering. Abbiamo il nostro ingegner Giuseppe Nale. Giuseppe, una domanda. Quando lei si è laureato a Bologna, erano gli Stati Uniti a essere dominatori dell'informatica nel mondo e l'Italia sembrava avere un ruolo marginale. Come è stato possibile questo cambio di scenario? La Silicon Valley non nasce per caso. Abbiamo innanzitutto la nascita della Stanford University, famosissima non fosse altro per il discorso storico di Steve Jobs. Non nasce come università generalista, vuole essere una università specializzata nell'alta tecnologia. Produce, genera dei figli. Un primo figlio è il polo industriale attorno alla Stanford, in cui nasce subito uno spin-off dell'università stessa che è la Hewlett-Packard, famosissima HP, e arriva il periodo dell'elettronica. Si generano tante altre società, decine. Continuano a passare i lustri, diventano anche centinaia, alcune muoiono, al loro posto molte altre nascono. Questo insieme di fattori chiave oggi lo ritroviamo nella Data Valley italiana. Ingegner Nale, come giudica questa scelta di creare una Data Valley in Emilia-Romagna e cosa secondo lei serve perché abbia successo? Le condizioni favorevoli sono già state poste. Questo territorio, peraltro, da sempre si distingue per una grande voglia e anche capacità imprenditoriale. Il presente e il futuro sono nelle nostre mani. Il volano virtuoso sicuramente si potrà manifestare nel corso di un lustro.
Allora, perché una data valley funzioni, servono anche grandi competenze, come ne abbiamo appena parlato. Ovviamente servono anche le competenze delle donne. Quindi vi chiedo se serve forse in questo caso anche un cambio di direzione da parte delle ragazze, perché in poche ancora scelgono gli studi universitari STEM. STEM quindi scienza, tecnologia, engineering, ingegneria e matematica. Può essere che anche la comunicazione a scegliere discipline STEM manchi, oppure debba cambiare e debba cercare di far innamorare anche le ragazze verso le discipline scientifiche e tecnologiche? Morena. Intanto io partirei da un dato. Le donne sono quelle più laureate che fanno studi, diciamo, più elevati, no? E questo è un punto importantissimo, perché comunque noi sappiamo che come Emilia Romagna oggi siamo a un 34% dei laureati 29-34 anni e le donne sono oltre il 40, ma ne sono intorno al 30. Quindi chiaramente per noi, diciamo, intanto il fatto di una cultura terziaria è importante, oppure di una cultura, diciamo, fortemente specializzata, che è quella che stiamo perseguendo anche con gli ITS, che sono una formazione tecnica superiore molto orientata alla parte tecnologica e manageriale. Beh, direi che io sono un po' l'esempio di come le ragazze possono affrontare delle discipline che sono considerate STEM. Devo dire che da quando io ho cominciato il mio percorso professionale le cose sono molto cambiate e lo dico con grande piacere, con grande soddisfazione. Certamente ce ne sono ancora troppo poche, anche se il numero delle laureate è sempre crescente ed è sempre molto rilevante, ce ne sono poche. Certamente la comunicazione ha un ruolo fondamentale, perché la comunicazione pervade la nostra vita, e quindi trasmettere anche il valore di alcune discipline, anche, permettetemi, anche indipendentemente dal genere, può essere sicuramente un valore. Mi sento di sottolineare veramente l'importanza di quanto è già stato detto prima rispetto ai contenuti cosiddetti STEM in discipline che non sono tradizionalmente STEM. Questa è una cosa davvero molto importante, perché il tema dei dati è assolutamente pervasivo. Abbiamo già detto, si trattano di tecnologie abilitanti che possono essere utilizzate e dovrebbero essere utilizzate in tutte le discipline. Non so, mi vengono in mente l'antropologia piuttosto che l'archeologia, piuttosto che la storia, piuttosto che la legge e la giurisprudenza. La giustizia, quindi tutti i temi che tradizionalmente noi non associamo alle tecnologie STEM, ma che possono e avranno, insomma, dei grandissimi benefici dall'applicazione delle tecnologie digitali. Ci colleghiamo adesso con il centro servizi IMA per andare a vedere da vicino come la tecnologia stia cambiando il modo di lavorare delle imprese. Quindi è collegato con noi l'ICT Corporate Director Pierluigi Vanti, dove al centro servizi ha sede una delle più importanti aziende al mondo per la produzione di macchine automatiche e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari, insomma tutti conoscono IMA. Per lei subito la domanda: che cosa significa secondo lei avere a disposizione le risorse di calcolo e le intelligenze del Tecnopolo per la sua azienda? Premesso che per noi è un onore avere al Tecnopolo una struttura in grado di lavorare con grande efficienza i nostri dati. Noi stiamo investendo molto in ricerca e in servizi basati sull'elaborazione dei dati provenienti dai nostri sistemi. Non abbiamo ancora cominciato a collaborare con il Tecnopolo, ma le prospettive sono molto buone. Stiamo vedendo possibilità di ottenere servizi a grande valore aggiunto sia per IMA che per i clienti. Quindi mi aspetto che nel breve termine ci possa nascere una collaborazione che metta in condizione IMA di poter sfruttare questa bellissima iniziativa, questo bellissimo investimento sul nostro territorio. Sappiamo tutti quanto sono importanti i dati in generale, sappiamo tutti quanto siamo in grado con le tecnologie moderne di raccoglierne tanti,
Sappiamo, conosciamo molto bene le potenzialità degli elaboratori, dei supercomputer e quindi di ciò che potrebbe fare il centro di calcolo al Tecnopolo, quindi la coniugazione di queste capacità, di queste esperienze, sono certo che potrebbe portare a dei benefici per l'azienda, per i clienti e per i servizi. Il segreto della IMA è sempre stato negli anni ed è oggi l'entusiasmo col quale tutte le persone che lavorano in IMA e lavorano per IMA mettono nel loro lavoro. La collaborazione, lo scambio di informazione, la nostra supply chain, quindi i nostri fornitori, il territorio, sono tutte competenze che lavorano con noi, lavorano per un unico obiettivo, li stiamo portando nella digitalizzazione dei servizi IMA e dei prodotti IMA, quindi stanno collaborando con IMA nel continuo successo che speriamo che continui ad esserci anche in futuro. Se devo trovare due parole che possono riassumere i motivi del successo del gruppo, sicuramente una è collaborazione e la seconda è sicuramente catena di fornitura e network di competenze e partner che collaborano al nostro successo. Grazie Pierluigi Vanti, è davvero molto affascinante il mondo IMA, un mix di innovazione, high tech e gestione partecipativa. Un'ultima domanda per Morena e Leda, la Data Valley secondo voi punterà di più sui grandi player, le big tech, quelle che sono state utilizzate dalla Silicon Valley americane, oppure utilizzerà di più, punterà di più sull'ossatura che ha reso celebre e forte la Motor Valley nel mondo, quindi la super innovazione, la super competenza delle piccole e medie imprese? Ma noi stiamo lavorando un po' a 360 gradi, devo dire, quindi siamo in contatto e abbiamo visitato insieme al nostro presidente, alla giunta regionale, le nostre missioni, anche l'ultima a Houston, le sedi dei grandi colossi della Silicon Valley che oggi diciamo sono presenti anche in Texas, a Houston, eccetera, e siamo entrati in contatto con loro, ma loro sono molto interessati al mercato dell'Emilia-Romagna e dell'Italia perché chiaramente qua il mondo delle applicazioni è davvero molto variegato, molto molto interessante, quindi sicuramente un'azione, diciamo, di attrazione verso di loro nel nostro territorio è assolutamente importante. Quello che poi noi stiamo ovviamente sostenendo è tutto il tema delle nostre start-up e su questo la Regione Emilia-Romagna interviene ogni anno con i suoi bandi, che è il primo approccio proprio per la nascita delle start-up, grazie anche alle università, diciamo molte azioni di rafforzamento anche sugli spin-off universitari. E naturalmente poi insieme anche ai fondi nazionali, a Cassa Depositi e Prestiti, c'è il percorso poi degli acceleratori, quindi fare crescere le nostre imprese, ma con l'idea, diciamo, non che vengano acquisite dall'estero e portate fuori, ma bensì che crescano e che si sviluppino nel nostro territorio, offrano quindi opportunità a tutto il nostro sistema industriale. Grazie Morena e la sua opinione, Ingegner Bologna. Ma io direi che potrei solo aggiungere un commento relativamente a quali sono queste imprese piccole, medie o grandi di cui noi parliamo. In realtà anche il concetto stesso di piccolo, medio o grande bisogna un po' interpretarlo, perché l'interpretazione che noi qui diamo è completamente diversa, per esempio, da quella che viene data a livello europeo o anche a livello internazionale. In realtà noi siamo pieni di microimprese che hanno una capacità innovativa assolutamente particolare e distintiva, in cui noi dobbiamo, ed è il nostro lavoro, dobbiamo come dire, inserire dei contenuti tecnologici che siano adeguati. Adesso andiamo dall'ingegner Nale. Ingegnere, vorrei chiedere anche a lei quale dovrà essere il modello dimensionale delle aziende per la Data Valley. Continuiamo col parallelo con la Silicon Valley. Molti dei grandi sono nati in un garage. Quindi l'imprenditore era Hewlett Packard piuttosto che Steve Jobs per la Apple. Vanno dal papà e chiedono di poter utilizzare gli spazi che sono disponibili.
Poi si può crescere, spesso si cresce per linee esterne, inglobando molte altre delle aziende che sempre nello stesso territorio hanno delle eccellenze di tipo sinergico. Invece il modello di business? Il modello di business, guarda, è una forte focalizzazione su quelli che sono dei valori aggiunti per raggiungere un'eccellenza in uno specifico settore. Non bisogna fare tutto, ma bisogna farlo aggiungendo del valore ad altissimi livelli mondiali. E dopo il resto lo fa il network d'impresa. Grazie Ingegner Nale, ritorniamo in studio. Per chi si fosse collegato soltanto adesso potrà rivedere la puntata, ma rivedere anche quelle delle altre edizioni o anche le prossime, sempre sui canali social di Sky Backbone Engineo. Quindi seguiteli su Facebook, seguiteli anche su YouTube e andatevi a leggere tutte le informazioni, tutte le novità di prima mano sulla tecnologia anche sul loro sito internet engineo.biz. Stiamo quasi per chiudere, per arrivare alla fine della puntata. Leda, ho una domanda. In che modo le imprese potranno beneficiare di questi grandi investimenti sui dati per aumentare la loro competitività sui mercati? Beh, direi che ci sono moltissimi modi in cui queste nuove tecnologie possono essere utilizzate, essenzialmente per diminuire i tempi di lancio nel mercato di nuovi prodotti. Quindi per analizzare le prestazioni di prodotti, ma anche di servizi, di processi, senza dover passare attraverso delle fasi molto lunghe di testing delle prestazioni. Questo è un elemento di assoluto interesse che diventa molto molto importante in quei casi in cui ci sono molti parametri da analizzare e quindi attraverso il supercalcolo si possono simulare le influenze di alcuni o tutti o gruppi di questi parametri per determinare le caratteristiche del prodotto finale. Quindi questo significa diminuire i tempi di lancio sul mercato di nuovi prodotti, diminuire i costi di questa fase e quindi sostanzialmente aumentare quello che è il valore per le imprese della produzione. Poi parliamo di imprese, ma abbiamo visto prima tutto quello che si può fare in un ambito che non è quello imprenditoriale, che non è quello dell'industry, ma che è quello del sociale, per esempio del pharma. Noi abbiamo visto quello che si può ottenere con il supercalcolo, per esempio nella identificazione di formulazioni medicali che siano specifiche e mirate per determinati tipi di malattie. Lì evidentemente non è solo un beneficio di tipo economico, ma è un beneficio di tipo sociale che non dobbiamo assolutamente trascurare. E ce lo auguriamo davvero, intanto buon lavoro. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, quindi voglio ringraziare tutti i miei ospiti, naturalmente grazie a Morena Diazzi, a Leda Bologna, Pierluigi Vanti, all'ingegnere Giuseppe Nale e naturalmente grazie a voi che ci avete seguito. Ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata, un altro argomento altrettanto e molto interessante. Si parlerà di un nuovo corso di laurea, un corso di laurea magistrale che nascerà a Carpi, ma non vi voglio svegliare altro. Ci vediamo settimana prossima.